Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano ci occupiamo della situazione Covid in Puglia, dove aumentano i contagi per effetto della variante Delta. Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, l'incidenza è di 33 casi per 100.000 abitanti. Intanto l'AIFA approva il Moderna per la vaccinazione della fascia 12-17 anni. Sentiamo. La variante Delta corre con lei anche i contagi. Come da previsioni, i positivi sono in aumento, come confermano i bollettini quotidiani. Oggi su quasi 13.000 test per l'infezione da Covid sono risultati 163 contagi, 52 nella provincia di Bari. Poco meno di 2.000 i casi attualmente positivi. Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, nella settimana 21-27 luglio la Regione Puglia ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio dello 0,4%. Negli ultimi 14 giorni l'incidenza è di 33 casi positivi per 100.000 abitanti. L'andamento è ancora tranquillo, dichiara l'assessore alla salute Pierluigi Lopalco, che rimarca l'importanza della vaccinazione, che sta avendo degli effetti molto evidenti soprattutto sugli anziani immunizzati. In Puglia siamo già tra il 25 e il 30% di copertura vaccinale per quanto riguarda gli adolescenti tra 12 e 18 anni. A partire dal 23 agosto partiremo con la chiamata attiva di tutti i ragazzi vaccinabili, quindi contiamo di raggiungere coperture molto alte. Nei 18enni abbiamo avuto una massiccia quando abbiamo fatto la vaccinazione per i maturandi. Sono sicuro che anche in questo caso i ragazzi parteciperanno in maniera convinta, sono più convinti degli adulti a vaccinarsi, ha commentato Lopalco, ospite di Agora Estate su Rai 3. Mentre rispetto alla sicurezza del vaccino per gli adolescenti, nel giorno dell'approvazione del Moderna per la fascia di età 12-17 anni da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Lopalco spiega: la Società Italiana di Pediatria, che raccoglie le evidenze di letteratura scientifica, consiglia la vaccinazione agli adolescenti e io mi rifaccio a quello che dicono i pediatri esperti in materia. L'obbligo vaccinale per il personale scolastico invece preoccupa poco l'epidemiologo, perché in Puglia, spiega, abbiamo una copertura del 93% degli insegnanti, la quasi totalità. Nel restante 7% ci può stare chi ha già avuto il Covid o chi non può fare il vaccino per motivi di salute. E dal sindaco Antonio De Carlo arriva un appello alla vaccinazione. Anche Chiara stamattina si è vaccinata, abbiamo fatto insieme una scelta per proteggere la nostra salute e quella delle persone che ci sono intorno, una scelta fatta pensando a quei mesi chiusa in casa e con tante paure, per sentirsi oggi un po' più sicura e libera. Lo ha scritto il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio De Carlo, documentando la prima dose del vaccino anti-Covid somministrata oggi alla figlia 12enne che a settembre frequenterà la terza media. L'inizio della scuola si avvicina, scrive De Carlo, e vogliamo scongiurare in tutti i modi un altro anno dietro uno schermo, lontana da amici e insegnanti. Adesso siamo ai consueti aggiornamenti dal ritiro del Bari, dove c'è per noi Cristian Siciliani. Cristian, buon pomeriggio. Sì Alessandra, buon pomeriggio, mi trovo all'interno della sala stampa dello stadio Grilli di Storo. Si è conclusa da pochi minuti la seduta mattutina, una seduta prettamente atletica. Non si è allenato Simone Simeri, ancora le prese con un affaticamento muscolare, a parte invece Manuel Marras. Siamo ancora in attesa di conoscere l'esito dei tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra nella giornata di ieri, con la speranza che il focolaio sia stato finalmente circoscritto. Ma su questo fronte attendiamo delle comunicazioni ufficiali da parte della società biancorossa nelle prossime ore. Intanto tra pochissimo parlerà anche in questa sala stampa l'attaccante Nicola Citro, mentre alle 20.30 vi ricordo quello che sarà l'appuntamento con Gioco di Squadra con Enzo Tamborra in studio e tutti i collegamenti qui dal ritiro di Lodrone di Storo. Vi sveleremo poi sulle pagine social anche quello che sarà il tesserato del Bari e i nostri microfoni. Ieri vi abbiamo anche detto del posticipo della giornata di Coppa Italia prevista per il 14 di agosto, si giocherà invece il 21, tutto fermo sul fronte calciomercato. Perché? Perché la situazione Covid sconsiglia di far arrivare nuovi calciatori qui in ritiro e dunque Mazzotta, il terzino sinistro svincolato virtualmente, ormai un giocatore del Bari, firmerà un biennale, raggiungerà la squadra direttamente in città mercoledì alla ripresa degli allenamenti. Per il momento è tutto, studio. Grazie Cristian, noi andiamo avanti e cambiamo argomento. La compagnia aerea Ryan rilancia dalla Puglia con 5 nuove tratte, le novità annunciate questa mattina in conferenza stampa. Sentiamo il servizio di Cristina Ferrigni.
Da Bari a Porto a Tel Aviv, la compagnia aerea Ryanair rilancia con 5 nuove rotte dalla Puglia a partire da ottobre. L'annuncio in una conferenza stampa dove la compagnia ha presentato l'operativo 2021 con tariffe lancio a partire da 19,99 euro per viaggi fino alla fine di marzo 2022. Per la prima volta la Puglia sarà collegata direttamente con il Portogallo, con il volo diretto Bari-Porto. Le altre 4 nuove tratte, Bari-Comiso, raddoppiando così i collegamenti con la Sicilia, Bari-Tel Aviv, Israele, Brindisi Barcellona, Brindisi Genova. Le nuove tratte si aggiungono alle 16 rotte già operative che collegano il capoluogo pugliese ad Alghero, Alicante, Cania, Münster, Ibiza, Santorini, Kos, Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara e Zante, con oltre 300 voli in partenza a settimana. Siamo lieti di offrire ripresa e crescita alla Puglia mentre l'Italia emerge dalla pandemia, ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness. La raccomandazione è a contattare le compagnie aeree prima della partenza sulle regole del Green Pass dal direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò. L'invito che va fatto e che va, diciamo così, detto a tutti quanti, i passeggeri prima di prendere un volo, ormai comunque l'hanno tutti superato, devono in qualche maniera interfacciarsi con le compagnie prima del famoso 6 agosto, perché ogni compagnia ha delle specifiche particolari e nell'ambito delle proprie specifiche anche alcune destinazioni hanno delle indicazioni particolari, per cui il messaggio che dobbiamo mandare a tutti i passeggeri è di guardare attentamente sul sito della compagnia quello che occorre prima di partire. Andiamo avanti con la cronaca. Avrebbe favorito un giro di prostituzione accompagnando giovani donne, almeno due sorelle, stando a quanto accertato, in una roulotte su una strada alla periferia di Toritto, nel Barese, fornendo loro materiale necessario per l'attività di meretricio. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 59 anni di Corato, finito in carcere per favoreggiamento della prostituzione. L'uomo alla guida della propria auto, dopo aver prelevato le donne in un hotel a Bari, le accompagnava lungo la statale 96 nei pressi di alcune roulotte container. Nel corso della giornata si preoccupava poi di portare loro acqua e refrigeranti, ventilatori e quanto altro richiesto. Infine le accompagnava in hotel. I carabinieri lo hanno bloccato mentre lasciava per l'ennesima volta una di loro sorpresa mentre scendeva dall'auto con un borsone contenente profilattici, gel lubrificanti ed igienizzanti ed entrava nella roulotte. A quel punto il 59enne è stato arrestato in flagranza mentre auto e borsone sono stati sottoposti a sequestro. Cambiamo argomento. Fa tappa a Bari la 12ª International Training Summer School, evento di formazione internazionale per i geometri. Sentiamo. Studenti italiani e stranieri, iraniani, albanesi e rumeni impegnati nell'applicazione delle nuove tecnologie nell'ambito del corso formativo itinerante della International Training Summer School, nata su intuizione del professor Pietro Grimaldi. Capire la funzione del rilievo nell'ambito della progettazione. Infatti non è casuale che il titolo della Summer School sia Survival Planning, New Technology and Land Protection. Rilievo inteso non soltanto come sterile rappresentazione di piante, prospetto e sezione, ma con la possibilità oggi dell'utilizzo delle nuove tecnologie poter anche far vivere o quantomeno poter scegliere anche da parte del tecnico specialmente cosa indagare traendolo da un modello generale tridimensionale. Il gruppo di studiosi ed esperti ha fatto tappa anche a Bari nel Museo Diocesano diretto da Don Michele Bellino per sperimentare l'utilizzo delle nuove tecnologie non solo in campo architettonico e ambientale. Nello specifico stiamo usando uno scanner laser, il MetraScan, che ci dà la possibilità di acquisire le geometrie del particolare. In questo caso state vedendo sicuramente l'acquisizione del busto di San Sabino e in una maniera molto rapida riusciamo a riprodurre fedelmente quella che è la geometria che ne viene fuori dall'acquisizione laser dello strumento. È stato presentato oggi il cartellone di eventi della Festa del Mare Bari 2021, la rassegna promossa da Regione Puglia realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del protocollo d'intesa 2021 con Puglia Promozione. All'interno del programma, che dal 9 agosto al 12 settembre prossimo animerà la città di Bari, diverse rassegne. Tra i presenti anche i curatori di queste rassegne: Emanuele Arciuli per Bari Piano Festival, Gianluigi Trevisi per il premio Nino Rota, Cobran Missà per Bari in Jazz e Vincenzo Bellini di Basculture per i concerti di apertura e chiusura del cartellone. E siamo alle notizie dall'area metropolitana. E inizio.
iniziamo con un finanziamento di 558.000 euro assegnato dal Berobello dal Ministero delle Infrastrutture. In programma opere di riqualificazione urbana. Ce ne parla il nostro inviato Francesco Russo. Nuova illuminazione, più verde, più panchine per un miglioramento della zona residenziale, ma anche ZTL pavimentata che consentirà a cittadini e visitatori di godere delle bellezze di Alberobello in tranquillità e sicurezza. La zona che comprende la piazza del celebre Trullo Sovrano sarà riqualificata e sistemata per 558.000 euro. La capitale dei Trulli ha ottenuto infatti un finanziamento per aree periferiche nell'ambito della proposta denominata Rigenerazioni Urbane, presentata dalla città metropolitana di Bari di concerto con i comuni. La proposta rientra nel bando promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, volto a riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale e sociale, rigenerare il tessuto sociale ed economico, aumentare l'accessibilità e la sicurezza dei luoghi, rifunzionalizzare spazi ed immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. Soddisfazione espressa dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ricci, per cui mobilità dolce e turismo in sicurezza sono le parole d'ordine di un intervento poderoso che consentirà un incremento della qualità abitativa di un'ampia porzione di territorio e della vivibilità della zona turistica, mediante anche la scelta di materiali ecocompatibili per i nuovi percorsi pedonali. Questo progetto, insieme al finanziamento regionale di 3 milioni di euro ottenuto per la riqualificazione della zona Monti, è un altro tassello per la crescita di Alberobello nell'anno in cui si festeggiano i 25 anni del riconoscimento UNESCO. Andiamo avanti con la cronaca ad Altamura, con un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestati un 48enne e un 27enne. I dettagli nel servizio di Eziana Di Mola. Nella giornata di ieri ad Altamura, grazie ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Altamura, insieme ai colleghi locale stazione, sono stati arrestati un 48enne e un 27enne per il possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo 48enne era già noto alle forze dell'ordine, le quali lo hanno intercettato mentre era per le vie del centro abitato a bordo di un'autovettura. I carabinieri, insospettiti dei movimenti dell'uomo, lo hanno perquisito e successivamente tale perquisizione si è estesa al suo domicilio. Proprio lì i carabinieri hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate, 6 grammi di marijuana, nonché la somma di circa 3.500 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio, materiale per il taglio e il confezionamento, nonché un quaderno mastro su quale erano annotate quantità da spacciare, tipo di sostanza e nomi. Nella stessa mattinata i militari hanno effettuato un'altra perquisizione personale nei confronti di un 27enne del luogo, trovato in possesso di un involucro contenente 10 grammi di eroina. Successivamente si è passati alla perquisizione domiciliare, dove sono stati rinvenuti 8 artifici esplodenti confezionati artigianalmente e illegalmente detenuti. Il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di materiale esplodente. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. È offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions. Bentrovati da Nico Schiodetto. Situazione per giovedì con l'anticiclone che occuperà gran parte del Mediterraneo centro-occidentale e stabilità sull'Italia. Ampia apertura del cielo, condizioni di bel tempo, ma attenzione perché poi dalla serata nuovi temporali sull'area alpina e sarà un fine settimana che vedrà il ritorno di qualche fenomeno temporalesco al settentrione, domenica localmente severo, di forte intensità. Intanto giovedì una tregua al nord Italia dai temporali in pianura padana. Buono al centro-sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Andiamo a vedere dettaglio precipitazioni perché, dicevamo, su gran parte della nostra penisola ritroveremo condizioni di bel tempo e verso la serata temporali di calore su Alpi e Prealpi. Nel dettaglio quindi una giornata di piena estate su tutte le nostre regioni, bel tempo, verso la serata qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, ma comunque nulla di particolarmente significativo. Il grande caldo che attanaglierà il centro-sud, l'Emilia-Romagna, le temperature andranno anche oltre i 35 gradi, sfioreremo i 40 gradi in alcune zone interne dell'estremo sud. Sarà un fine di settimana bollente per le regioni meridionali. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da GL Industries.
Since 1965, we serve solutions.